Ciao a tutti carissimi amici retro, vi propongo un video relativo alla mia collezione NES. Partiamo subito da là in fondo, dove vediamo praticamente un NES in scatolato più una versione loose, che quella sarà destinato a mio padre quando andrà a stare in un'altra abitazione, perché abbiamo in ballo già un'altra abitazione, quindi giustamente avendo comprato io la vecchia casa loro vanno a vivere fuori. E troviamo, oltre ai vari giochi e tutto, questi accessori. Vabbè, questo non so se tutti lo conoscono, ma è il Nintendo Fourscore, che praticamente vi era l'opportunità di attaccare quattro pad e giocare praticamente in quattro, quindi dipendeva dal tipo di gioco. La pistola, la Nintendo Zapper, perché questa era un'arma veramente micidiale per determinati giochi, come nel caso di Duck Hunt e Hogan's Valley e tutte altre cose, tanti altri giochi. E vabbè, poi magari dopo vi farò vedere anche l'apertura invece della scatola. Vabbè, per chi vorrebbe vedere il video, avevo fatto un unboxing apposito relativo all'apertura di questa scatola. Contenente, questa è un'edizione, l'Action 7, con dentro due pad, la Nintendo Zapper e la cartuccia con dentro Duck Hunt e Super Mario Bros. Però passiamo adesso anche al panoramica di tutti i giochi NES che possiedo. Diciamo che questa è una piccola collezione, diciamo piccola e modesta, sì, perché effettivamente c'è gente che possiede più titoli del sottoscritto, quindi sul fatto di Nintendo non posso vantarmi più di tanto, perché posso vantarmi sul lato del Sega, perché tanti titoli Sega li ho. Infatti tra non molto farò anche un video relativo alla collezione sia Master System e un altro video relativo al Sega Mega Drive, e lì ne ho di roba da far vedere, specialmente per quanto riguarda il Sega Master System, che è la mia console preferita. Comunque ragazzi, partiamo alla panoramica. Abbiamo Duck Hunt, versione americana, Fighting Golf. Infatti, per quanto riguarda la dicitura Mattel, il bollino Mattel tende a indicare che è proprio la versione italiana. Infatti, noterete che anche il NES, il Nintendo, era proprio distribuito da Mattel, quindi la primissima edizione. La primissima edizione in Italia. La seconda edizione è stata proprio GIG, che ha un valore inferiore rispetto alla versione Mattel, però effettivamente ha anche lui il suo valore. Poi passiamo ai Donkey Kong. Uno è una versione spagnola, quindi è sempre europea, Spanish version. E questa invece è l'edizione americana, infatti sempre Re Va, però come facciamo a capire anche che è americana? Perché dovrebbe esserci scritto qui, qua, no aspetta, Nintendo of America, dovrebbe essere forse questo anche che identifica. Forse qua invece Nintendo of Questa comunque dovrebbe essere l'edizione PAL. Comunque ho anche un piccolo, come posso spiegarvi, un piccolo metodo per far sì di leggere i giochi in NES americani su console PAL. Non richiede nessuna modifica, ma ho una tecnica mia personale che è validissima. Poi abbiamo, guardate, Super Mario Bros. La Mattel version, proprio l'edizione nostra. Solomon's Key, vabbè, non è molto conosciuto, ma è un titolo anche qui molto molto pregiato. Infatti, per quanto riguarda le versioni Mattel, ragazzi, sono le versioni più rare. Tenetelo ben presente. Poi abbiamo Castlevania 2. Questo è un titolo di cui vanto veramente di possederlo, perché Simon's Quest 2, oltre ad averci realizzato il gameplay con tutte le ending possibili, è stato uno dei giochi che è stato forse più criticato e più odiato in assoluto della saga di Castlevania, ma io non capisco il perché di questo, anche perché era uno di quelli che dava proprio inizio alle caratteristiche GDR del gioco, perché aveva parecchie caratteristiche. Quindi, ragazzi, chi ha parlato male di Simon's Quest, scusate il francesismo, è un coglione. Andiamo avanti. Abbiamo The Legend of Zelda, la versione PAL UK. Questa è proprio la versione PAL UK, Zelda 1 e Zelda 2. Anche qui ci starebbe da stendere un bel capitolo. Gente che ha sempre parlato male dell'Adventures of Link di Zelda 2, ma anche qui la Nintendo aveva introdotto molte caratteristiche GDR e anche una mappa molto ben elevata e fluida per il nostro Link. Infatti, oltre allo scorrimento 2D, c'erano anche queste caratteristiche GDR, una gran
quantità di mappa, anzi per una sola cartuccia del genere, mi meraviglio che sono riusciti a fare un lavoro del genere. E per di più c'era anche la prima capacità di interagire con i personaggi in The Adventures of Link. Infatti, per chi può vedere il mio gameplay commentato e il long play al 100%, potrà notare che tutti i villaggi che Link, diciamo, visitava avevano i nomi dei saggi dell'Ocarina of Time. Quindi, ragazzi, racchiude tantissimi segreti di Adventures of Link. Riapro di nuovo una parentesi: chi ha parlato male di Zelda 2 di Adventures of Link non ha capito un cazzo della serie di Zelda. Ok. Poi, per quanto riguarda il primo Zelda, vabbè, lo storico The Legend of Zelda, adorato e stradorato da tutti, senza accorgersene che The Adventures of Link, secondo me, era decisamente meglio. Comunque, questi sono pareri personali. Infatti, molta gente si è ricreduta su questo capitolo quando ho visto il mio gameplay di The Legend of Zelda. Quindi, non è che io voglia fare i miracoli o voglio essere il Gesù Cristo della situazione. No, ho esposto semplicemente la verità. Perché, ragazzi, The Adventures of Link e The Legend of Zelda erano dei titoli veramente molto unici. Infatti, qua è presente anche una mappa di tutta Hyrule, che però, vabbè, mi sembra che l'avevo già fatta vedere al tempo. Se qualcuno magari gli interessa un'illustrazione di qualche gioco o recensione, insomma qualcosa che io abbia anche realizzato come gameplay in modo tale da poter essere più specifico nelle cose, basta chiedere. Poi passiamo, a questo, al Classic Mario Bros. Versione italiana, edizione GIG. La distribuzione GIG avveniva negli anni 90, infatti è una seconda ristampa. Questo Mario Bros, come tanti altri titoli che poi farò vedere, me l'ha venduto il mitico Fabio. Infatti appena l'ho visto mi è venuto un infarto, perché il Mario Bros è il primo Mario della serie e non è di certo il Super Mario Bros, ma bensì il Mario Bros. E non pensiate che abbia semplicemente una trama stupida, Mario e Luigi tra le tubazioni a sconfiggere i mostri. No, c'è una trama vera e propria e una spiegazione vera e propria, il perché si trovano lì e dove andranno poi a finire seguendo le tubazioni. Ovviamente nel Regno dei Funghi, dove praticamente proseguirà il Super Mario Bros. Poi passiamo al Bubble Bubble. Anche qua io e Chiara ci siamo divertiti a fare l'happy end in questa versione, sia anche della versione arcade. Questa è la versione Mattel e quindi, ragazzi, re va, quindi primissima edizione italiana, quindi il massimo. Bubble Bubble non ha bisogno di spiegazioni, tutti conosciamo i simpatici draghetti Boob e Bob, quindi non c'è bisogno di a dare altre spiegazioni, perché basta semplicemente vedersi il nostro gameplay e qua vedrete tutto. Apro una piccola parentesi: per completare il gioco con la Happy End non bisogna giocare da soli, ma bensì in due persone, quindi teniatelo ben presente. Altro titolo che mi ha venduto Fabio è Hook. Infatti questo non è il punte clic che vi mostrai al tempo, proprio di Uka Floppy. No, ragazzi, questo non è altri che uno scorrimento 2D, un action, diciamo, veramente molto incentrato sul film Hook, e quindi anche qui ha il suo bel da fare perché è veramente molto difficile. Qua vedremo le scritte in inglese, però, ragazzi, questa, se non dico una cavolata, dovrebbe essere proprio la PAL UK. Dovrebbe essere proprio la PAL. Sì, credo proprio che sia la PAL UK. Qua invece, ragazzi, un titolo classico, il primissimo Metal Gear, un'altra bomba che mi ha venduto il grandissimo Fabio, il primissimo Metal Gear che era prodato proprio su Super Nintendo, scusatemi, su Nintendo, la Mattel Version, proprio di primissima stampa. Chi non conosce il Metal Gear, ragazzi, o chi non sapeva che esisteva anche su Nintendo Entertainment System, si documenti, perché, ragazzi, anche qui la Konami diede il suo primo gioco di Metal Gear proprio su console NES. Gremlins 2, Mattel Version. Non so se il primo Gremlins esiste su NES, ma credo proprio di sì, perché non ne sono proprio sicuro, anche qua in versione Mattel. Chi non conosce i mitici Gremlins, riuscirai veramente a rintuzzare la terribile minaccia dei Gremlins? Mamma mia. Comunque, anche questo è un gioco che non ho mai approfondito più di tanto, ma sarà assai interessante. Poi, ragazzi, per quanto riguarda il Fighting Golf, vabbè, questo era un titolo semplicissimo che non ha granché valore, però
Per 5 euro, questo è un valore di 5 euro, quindi ne è valsa la pena perché è sempre la collezione. Poi, vabbè, non oso dare spiegazioni su da Kant perché grazie alla nostra Zapper si poteva disintegrare tutte queste povere. Lasciamo perdere, che è meglio. Poi abbiamo i Donkey Kong classici, che mi sono dimenticato di spiegare, che contengono il primo Donkey Kong e il Donkey Kong Junior, che praticamente nel Donkey Kong Mario aveva rapito la sua. No, scusatemi, Donkey Kong aveva rapito la fidanzata di Mario, che non era Peach, e praticamente dovevamo rincorrere lo scimmione per salvarla. Ma poi successivamente, nel Donkey Kong Jr. si sono rovesciate le parti. Mario aveva sconfitto Donkey Kong e Donkey Kong Jr. doveva liberarlo praticamente da una trappola. Poi abbiamo il classico Dottor Mario, questa è una versione americana. È inutile anche qua spiegare Dottor Mario, è un gioco estremamente complesso, ragazzi, però i colori erano molto simpatici e fare i puzzle, diciamo qua, di medicine per far sì che i colori quadrino tutti tra di loro era veramente un massacro. Questo invece è il classico, l'Arcade Classic Series del Mario Bros, che aveva delle leggere differenze rispetto al Mario Bros del PAL. È meglio che non faccia vedere la mano leggermente pelosa perché sono alquanto Wolverine. Mostrava delle differenze perché quando avevo fatto proprio una recensione dedicata al Mario Bros. Le avevo illustrate tutte. Comunque, questa è l'Arcade Classic Series americana, di cui ne vado fiero e orgoglioso di tenere. Un'altra copia del Super Mario Bros. Mattel, la prima era qui. Super Mario Bros. 2, questa è la versione americana, Reva. C'è una bella differenza per quanto riguarda il NES. Super Mario Bros. 2, la versione americana, aveva un'altra versione rispetto a quella giapponese che andremo poi ad approfondire. Super Mario Bros. 3, versione Mattel, anche qui ragazzi una goduria per i nostri occhi perché forse uno dei Mario più apprezzati dell'intero panorama Nintendo probabilmente. Edizione Mattel, anche qua tenuto veramente da Dio. Poi la HAL Laboratory aveva creato New Ghostbuster 2 perché in America e in Europa era uscito questo. Poi successivamente fu portato il New Ghostbuster 2 che mostrava delle differenze perché questo era uno scorrimento 2D, questo Ghostbuster 2 anche lui in versione PAL. Questo invece si poteva utilizzare i personaggi vedendoli poi dall'alto. C'era stata anche un'edizione per Game Boy, del classico Game Boy in bianco e nero, quindi un'edizione extra mega rara. In questa seguiva proprio le vicende molto più reali rispetto alla versione PAL, diciamo. Questa era stata fatta dall'Activision e questo era invece un po' differente. Infatti ho realizzato il gameplay proprio per questo. Per chi volesse andare a cercarlo, basta andare a vedere nella playlist NES e vede tutto. WrestleMania, anche questo venduto dal carissimo Fabio, versione PAL. Qua c'è il mitico Hulk Hogan, quindi sappiamo benissimo di chi sto parlando. E sempre in Mattel version, prima edizione, Red Racer. Purtroppo in questa edizione, ragazzi, non ho gli occhiali in 3D perché purtroppo era un usato e quindi avendolo pagato poco e non essendoci dentro gli occhiali 3D, ahimè, purtroppo non sono riuscito a mostrarvi il tutto. Ed è così, ragazzi, una vera e propria sfiga. Però voglio anche approfondire la tematica dei giochi delle versioni giapponesi, perché faccio anche un pochettino di spazio, perché sarebbe anche opportuno avere un po' più di spazio per la dimostrazione, o meglio, più che dimostrazione, la spiegazione. Cosa che magari molti non avevano visto di noi è che abbiamo anche il Disk System, ragazzi, che adesso ve lo mostro. Che cos'è? Il disk system praticamente era un accessorio che permetteva la lettura di determinati giochi, ovvero le versioni disk system. Ma che cos'è adesso il disk system? Adesso andiamo a vederlo senza problemi. L'avevo già fatto vedere una volta, ma sarebbe anche il caso di mostrarlo meglio. Praticamente il disk system, se abbinato al Family Computer, che è la versione giapponese del NES, il Family Computer, il Famicom NES, permetteva anche di leggere, oltre alle cartucce proprio dedicate in versione giapponese, l'opportunità di leggere anche i Disk System. Io e Chiara possediamo i Disk System del primo Zelda e del Super Mario Bros. 2. Infatti questo, ragazzi, ha una bella differenza rispetto al Mario Bros. 2 che noi conosciamo.
Da noi è conosciuto, o meglio, è arrivato per la prima volta come Super Mario All Stars, ma The Lost Level, la voce The Lost Levels. E in questa, ragazzi, era talmente difficile che allora si preferì realizzare un'altra versione del Super Mario Bros. E infatti nacque questo. Ma diciamo che il vero Super Mario Bros. 2 è questo, ciò che noi conosciamo come The Lost Levels. E inoltre, ragazzi, non è ancora finita perché per. Questo invece, scusatemi, è l'edizione Disk System della Hyrule Fantasy, ovvero del primo Zelda. Anche qui era presente una mappa al suo interno. E, dolcis in fondo, lo Sweet Home per Famicom NES, che andava letto su questo, del Sweet Home, che era uno dei primi RPG horror targati Capcom, considerato la madre di Resident Evil. Ma veramente, praticamente i protagonisti si allenavano, salivano di livello combattendo i mostri, ma certo. E tenete anche presente, ragazzi, che questi personaggi potevano utilizzare armi e oggetti al fine di risolvere anche determinati enigmi, arrivando proprio alla soluzione finale. C'erano anche delle varie ending che praticamente si potevano, diciamo, realizzare in base al numero di personaggi che si salvavano. Avendo praticamente salvato tutti i personaggi, noi abbiamo ottenuto la good end, esorcizzato anche lo spettro finale. Comunque, ragazzi, questo è la mia piccola e modesta collezione NES. Spero che il video vi sia piaciuto. Vabbè, non sto lì ad aprirvi anche la scatola del NES perché effettivamente ci avevo già fatto un unboxing. E quindi non mi sembra il caso. Però, ragazzi, se volete vedere qualcosa in specifico o altro, basta chiedere e noi vi mostreremo tutto. Apro una piccola parentesi per la persona che aveva insinuato che il Vampire's Kiss era falso. Per caso questi ti risultano falsi? Per caso anche loro la scatola non va bene, c'è qualcosa che non ti torna? No, perché se vuoi farti un'altra figura, puoi commentare benissimo. D'accordo? Ciao a tutti e buona giornata.